les arrêter en leur coupant la tête ou en leur détruisant le cerveau. Je répète, vous les arrêtez uniquement en leur coupant la tête ou en leur détruisant bien le cerveau. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo notiziario interattivo che si occuperà del mondo della cultura e della creatività. I titoli di questa settimana: Macao, un grattacielo di 30 piani occupato in nome dell'arte. Si avvicina il 10 maggio, l'Europa creativa diventerà realtà? Il convegno Cultura Sistema, nato dall'occupazione dell'assessorato alla cultura, raduna operatori da tutta Europa. Storia delle politiche culturali, gli anni 90. Macao è la nuova parola d'ordine dei giovani artisti milanesi. Un edificio di oltre 30 piani, nel pieno centro di Milano, la Torre Galfa, è stato occupato sabato 5 maggio e Macao è il nuovo centro delle arti che vi è stato installato. A differenza delle occupazioni di teatri e luoghi d'arte avvenute negli ultimi mesi in tutta Italia, il gruppo dei lavoratori dell'arte, insieme al Nuovo Cinema Palazzo di Roma, Teatro Vallo Occupato di Roma, Sale Dox di Venezia, Teatro Coppola di Catania, Asilo della Conoscenza e della Creatività di Napoli, Teatro Garibaldi Aperto di Palermo, questa volta hanno deciso di occupare un simbolo del potere finanziario. La torre, infatti, è stata per circa 30 anni sede della Banca Popolare di Milano ed è stata recentemente acquistata da Fondiaria SAI della famiglia Ligresti. Al momento è sotto commissariamento. Il palazzo è decisamente fatiscente e sarà necessario certamente molto lavoro da parte degli occupanti per renderlo agibile a pieno regime. A nostro avviso questa occupazione ha messo in rilievo una gestione insufficiente, deficitaria delle politiche culturali della giunta del vento che cambia. D'altro canto ci auguriamo che proprio il fatto che Macao è stato occupato per iniziativa dei lavoratori dell'arte, quindi da persone sensibili al tema del lavoro, si faccia appunto in modo che i compensi e i diritti dei lavoratori siano rispettati anche durante la situazione di occupazione. Stefano Boeri, assessore alla cultura del Comune di Milano, insieme ad alcuni funzionari del Comune, si è recato sabato stesso a poche ore dall'occupazione a valutare la situazione. Come potete vedere in questo video di approfondimento cliccando nell'area qui sopra, Boeri ha proposto agli occupanti di intraprendere un percorso di formalizzazione e regolarizzazione della situazione sul modello della gestione dei centri sociali di Genova. Sulla sua pagina Facebook ha successivamente scritto che, nonostante la sua contrarietà al metodo dell'occupazione illegale, il Comune di Milano sta lavorando per rendere possibile il riuso temporaneo degli spazi inutilizzati. Da noi sollecitato rispetto alla necessità di spazi permanenti e non solo temporanei per le imprese creative e culturali, risponde: l'assessore al demanio, Lucia Castellano, sta facendo un censimento degli spazi vuoti di proprietà comunale, una risorsa molto importante per le imprese creative, e rilanciando la fabbrica del vapore come polo delle imprese creative. Al momento sono decisioni, a breve diventeranno fatti. Questa è la sua risposta. 10 maggio, una data importante per la cultura europea. I ministri della cultura dei paesi europei si riuniranno per discutere della proposta della Commissione per il prossimo programma di sostegno alla cultura europea. Maggiori finanziamenti per artisti e professionisti della cultura, maggiore sostegno a iniziative culturali transnazionali, modelli di supporto creati su misura anche in base alla grandezza e all'operatività delle organizzazioni culturali, quindi anche organizzazioni più piccole avranno un percorso preferenziale di accesso ai fondi comunitari, maggiore facilità di accesso anche a finanziamenti privati. Creative Europe, questo è il nome del programma, unirà i due attuali programmi Media, che si occupa del cinema e dell'audiovisivo, e Culture 2007-2013. La proposta è di aumentare il budget complessivo del 37%. Alcuni stati, tuttavia, sono contrari all'incremento del budget, tra cui la Germania, per cui ci si aspetta nel Consiglio del 10 maggio una discussione molto accesa. Chissà che appunto i recenti cambiamenti politici di Francia e Grecia non cambino anche un po' gli equilibri del Consiglio del 10 maggio. Vi ricordiamo anche che la raccolta di firme, la campagna We Are More, che ha lo scopo di presentare il maggior numero possibile di firme a sostegno di questa proposta della Commissione entro il 10 maggio. Potete ancora firmare sul sito www.wearemore.eu.
Convegno Cultura Sistema. È appena terminato il convegno internazionale Cultura Sistema organizzato dal Consorzio Cultura Bene Comune di Roma. Sentiamo com'è andato da Alessandra Sini, una delle organizzatrici. Alessandra, la storia di questo convegno affonda le sue radici in un'occupazione molto particolare. Cos'è successo l'anno scorso? Cultura Bene Comune ha deciso di fare un blitz, un breve blitz, e di occupare gli spazi dell'assessorato in maniera molto civile, ma anche in maniera molto decisa. E diciamo, da questo blitz abbastanza, diciamo, senza spargimento di sangue, e poi in realtà si è attivato un dialogo che dopo più di un anno ci ha portati alla possibilità, con un finanziamento da parte del Comune di Roma e poi anche in parte della provincia, di poter realizzare questo convegno, questi tre giorni di convegno Culture a Sistema, in cui appunto poter fare un punto della situazione a livello nazionale e nello stesso tempo riuscire a gettare le basi per qualche azione, attività che ci possa riunire in senso nazionale, quindi al di là delle semplici attività che svolgiamo e che vorremmo svolgere qui a Roma, a poterci quindi riunire in una rete molto più ampia. Il convegno è durato tre giorni, si è svolto nei bellissimi spazi del Macro Testaccio, ha visto la partecipazione di più di 40 relatori provenienti da tutta Europa e rappresentanti di diverse situazioni, per cui dagli spazi occupati alle istituzioni, passando per le compagnie di teatro e le organizzazioni culturali. Fortissima è stata l'affluenza di un pubblico che ha voluto partecipare attivamente a tutte le discussioni. Qual è stato, Alessandra, il principale risultato di questo convegno? La cosa principale, cioè il risultato, il successo principale di questo convegno è stato il fatto che ci siamo dati già un appuntamento su giugno, la data e il luogo ancora non sono stati stabiliti, però per creare proprio una rete nazionale, quindi per creare un collegamento fra tanti di questi, diciamo, comitati, di questi raggruppamenti, fra associazioni, artisti, anche singoli o compagnie, che su diversi fronti, quindi incrociare in qualche modo i settori di interesse, da quelli più politici, da quelli più legati alle economie, da quelli più invece legati alla necessità di comprendere le possibilità produttive e distributive dello spettacolo, quindi diciamo dalle problematiche più creative e artistiche a quelle invece più economiche, politiche e anche istituzionali. Potete ascoltare tutta l'intervista ad Alessandra Sini cliccando sull'area evidenziata qui sopra. E per concludere continua la saga raccontataci da Alessandro Inna. Com'è il rapporto, Alessandro, tra economia e cultura al volgere degli anni 90? Negli anni 90, noti nel dibattito, questo è più che sul tema legislativo, nel dibattito sicuramente, inizia a essere abbastanza prepotente il tema che con la cultura si può fare, giustamente, turismo. Ora, qual è il problema? Io non credo che sia da buttare via, non ho un'impostazione ideologica che dice no, guardi. Dico che però non è, e questo guardate, bisogna separarsi da quel concetto che la cultura serve perché può fare turismo e in questo senso fa uscire dalla crisi economica il paese. Perché? Perché questo significa, e quindi se il turismo cala non finanzio più cultura. Potete cliccare qui sopra per vedere tutta la puntata. Per ora è tutto, vi saluto qui, alla prossima.